So I'll start with a few questions. So some are related and one can also answer them together. But the first, all of us here have decided to embark on a 9-day long retreat to cultivate mindfulness. For many of us, this shall not be the first or the last retreat in our lives. How to deal with guilt and the criticism that may arise for not being there for dear ones and away from family, at least physically, for the pursuit of mindfulness? Okay, I think that I get it. Yeah. So, molti di noi hanno scelto di stare qui per 9 giorni per dedicarsi alla pratica di consapevolezza e come affrontare il senso di colpa di non essere stati con i nostri cari e essere stati via dalla nostra famiglia, almeno in modo fisico, per questo obiettivo di sviluppare la consapevolezza. So one thing is the guilt and the other thing is the criticism. Ho dimenticato anche il criticismo, cioè autocriticarsi oltre al senso di colpa. Quindi una cosa è il senso di colpa, un'altra cosa è questo giudizio, questa critica. I mean, of course, we are always have to take care not only of others but also of ourselves, and sometimes we forget that, or there are very challenging times where we have to take care a lot of others. Quindi ogni tanto ci dimentichiamo che dobbiamo prenderci cura anche di noi stessi e non solo degli altri, e poi ci sono dei momenti difficili, magari più difficili, in cui invece dobbiamo prenderci più cura anche delle altre persone. But then it is important to kind of find back and find back to a kind of balance. Però fa bene poi fare un passo indietro in questi casi e ritrovare un equilibrio. Otherwise we easily can burn out, or we can even be less of a help because we are not balanced. Altrimenti andiamo in burnout, oppure potremmo essere addirittura meno che di aiuto, perché noi se non siamo in equilibrio non riusciamo ad aiutare gli altri. So the guilt is somehow mostly the super ego that says, well, you should be there, you always have been there for them. Quindi questo senso di colpa è il nostro ego, il nostro superego che sta lì dietro e ci dice non dovresti essere qua, dovresti essere là, dovresti essere là per loro. Or sometimes it might be difficult when taking care of small children, but then they are growing and then time comes where you could take also more time for yourself, and where also you have to find out that you are not indispensabile. E poi magari quando c'è questo momento di passaggio, quando abbiamo avuto dei bambini piccoli che però ora stanno diventando grandi, e quindi c'è questo momento in cui possiamo di nuovo recuperare del tempo per noi stessi, però ci dobbiamo anche accettare il fatto di non essere più indispensabili. On the other hand, others sometimes might be used to you in a certain way, and then there might be a certain resistance when you also take more time for yourself. Oppure un altro lato è che sono gli altri che magari sono abituati ad avervi a disposizione, e quindi possono esserci delle resistenze da parte loro quando voi volete prendervi un po' di tempo. But usually, well, they get used to it. Però si potranno abituare a questo. And the best thing is when others see that when you return, or when you sometimes have time for yourself, or have time for retreat or whatever, that you are simply more balanced or in a better mood.
La cosa migliore è quando queste altre persone vedono che quando tornate da un ritiro, dato che o quando avete avuto del tempo per voi stessi, vedono che siete più in equilibrio, che state, anche il vostro umore è migliore. But I know also families where they say when this person returns from retreat, she's even more grumpy. Però so di alcune famiglie che invece dicono che quando una di queste persone ritorna dal ritiro è più sgorbutico del solito in realtà. Quindi. Because, well, the transition is not that easy, eh? You lost this calm environment, and if you still cling to it, then it could be. Perché la transizione non è sempre facile dal ritiro a tornare a casa, perché qua c'è tutto questo bell'ambiente, questa calma, e quando c'è quindi un po' di attaccamento a questa cosa, si va nella versione opposta, insomma. So I think, anyway, for everyone it always can be a very delicate balance of how much to be with family or also at work and so on, and how far we also can remove and have a certain time more for ourselves and to keep this in a good balance. Quindi per ognuno di noi ci sono degli equilibri diversi, delicati per come stiamo con la nostra famiglia o la relazione che abbiamo col lavoro, e dobbiamo conoscere a noi e sapere quando possiamo uscire da questi ambienti e prendere un po' di tempo per noi. And maybe we also have to be willing to delegate things for a certain time. And then we are not in control, but others can do as well. E magari per un po' di tempo possiamo, oddio, come si dice? Delegare, grazie. Delegare le cose agli altri in modo che noi siamo liberi e gli altri possono fare il posto nostro. So. Now, a lot of questions regarding insight and characteristics. What is an insight exactly? Adesso ci sono un sacco di domande che riguardano l'insight e le caratteristiche. La prima è: che cos'è esattamente l'insight? So, I think even one could somehow. There is also a question about what is saggezza, what is panna, which is a word for saggezza. C'è anche un'altra domanda che chiede che cos'è pagna o che cos'è la saggezza. So this can go together somehow. In qualche modo possono andare insieme. Because saggezza in the Pali language is called panya, and this nya means to know. Allora, in Pali saggezza è detta pagna e gna è la radice che significa conoscenza, sapere. So it can mean a very lucid way to know. Luso. Lucid, very clear way to know. Ah, lucid. Ok, è un modo molto lucido di conoscere. So there is a distinction made between three kinds of panya or saggezza. Quindi si fa una distinzione tra tre tipi di saggezza o pagna. So one is we hear and read and get knowledge. Il primo è quando leggiamo o ascoltiamo e acquisiamo una certa So this conoscenza. is the knowledge of having learned and read and heard. Questa è una conoscenza, una saggezza che proviene dall'apprendimento, avendo letto, avendo You ascoltato can qualcosa. read lots of Dhamma books and have a lot of knowledge. Potete leggere moltissimi libri di Dhamma e possedere tanta conoscenza. But this not yet necessarily translate into, well, really touch our heart.
Ma questo non necessariamente sarà qualcosa che sta andando veramente a toccare il cuore. It can still be on a quite intellectual level. Può rimanere a un livello intellettuale. But then there is another kind of banya that has to do with reflection. We reflect about what we read and hear and bring it into a context and connect it with own experience. C'è un altro tipo di saggezza poi che è collegato con la riflessione, quindi noi riflettiamo su quello che abbiamo letto, con quello che abbiamo udito e lo portiamo in contatto con delle esperienze che abbiamo veramente avuto. So that's another level of just, more reflective one. Questo è un altro livello, un pochino più riflessivo. But then there is another kind of panya, which is called Bhavanamaya panya. This is the one of directly observing that could be in meditation, but it also could be with mindfulness in daily situations. Poi c'è il terzo tipo che è Bhavana Mahapanya, che è una saggezza che viene da un'osservazione diretta che si può avvenire sia in una meditazione formale, ma anche durante la vita quotidiana, grazie alla consapevolezza. So, for example, if I say, well, everything is, all phenomena is changing, Per esempio, se io dico tutti i fenomeni cambiano, then one might say, yes, of course, everything is changing. una persona mi può rispondere: sì, certamente, tutte le cose cambiano. It is, the weather is changing. Il clima cambia. Even every breath comes and goes. Ogni respiro va, viene. But it might not be that one has observed it directly, moment by moment, repeatedly. Ma magari questa persona non ha osservato veramente questa cosa, questo cambiamento, un momento dopo l'altro, ripetutamente. So, when there is mindfulness and a certain concentration, one would be able, at some point, when mindfulness is continuous enough, to really be aware how a thought or an image arises and changes and passes. Quindi quando c'è un po' di concentrazione, e quindi questo significa quando la nostra consapevolezza riesce a essere continua per un certo periodo di tempo, saremo veramente in grado di osservare, il sorgere, lo svanire dei pensieri, delle emozioni, delle sensazioni. So, and being able to again and again see how the phenomena are arising, changing, passing, this is more direct rather than thinking about it. E quindi vedere direttamente così tante volte i fenomeni che veramente sorgono e poi scompaiono è un modo di sapere molto più diretto che il semplice pensarci Or we sopra. might try to grasp something, but because it changes, we can't grasp it. Then we have a valuable experience of how it feels to grasp something that is changing. Oppure magari noi siamo abituati ad afferrare, a cercare di attaccarci a qualcosa, ma avendo questa esperienza che tutto cambia, non siamo più in grado di afferrarci a niente. Questa è un'esperienza reale che proviamo ed è una cosa che. So in a way, insight, intuitive insight, is something very normal. We just see clearly. Quindi, in un certo senso, l'insight è qualcosa di semplice, di normale, nel senso che è vedere chiaramente. For example, you might think, well, sadness or fear are some solid permanent experiences. Per esempio, magari credete che la paura o la tristezza siano qualcosa di solido e di permanente. But then you observe that something triggers it, it arises, and then it passes away, and you can see it. That's a direct experience of change.
Ma poi a un certo punto siete in grado di osservare che c'è una causa che scatena il loro sorgere, che dopo che sono sorte scompaiono, e allora vedete che in realtà sono qualcosa in continuo Then you cambiamento. mentioned, oh, something that you mistakenly have unconsciously taken as something solid, as something belonging to me or whatever, is just according to conditions arising and passing, because I have seen it. E quindi c'è quel momento in cui ci rendiamo conto che prima inconsciamente ed erroneamente avevamo scambiato queste cose per qualcosa di solido, per qualcosa che era me, che era mio, e invece vediamo che non hanno una sostanza, che cambiano. So, this would be just an example of insight. Questo può essere un esempio And dell'insight. this can be regarding how one object is the cause for another one, seeing connections. Può anche essere il vedere che un oggetto è la causa per il sorgere di un altro oggetto, quindi vedere le connessioni che ci Or sono. it can be regarding the so-called universal characteristics of phenomena. Oppure vedere le tre caratteristiche universali dei fenomeni. And one of it is anicca, or the change of phenomena, impermanence. Una di queste che è aniccia è l'impermanenza. So you don't think about it, you don't reflect about it, you see it in that moment regarding Quindi different objects. non è qualcosa a cui pensiamo, ci riflettiamo sopra, ma è qualcosa che si vede direttamente nel momento presente su diversi But oggetti. it doesn't work like, okay, now I meditate and I will have intuitive insight regarding impermanence. Però non funziona così, che ci sediamo e diciamo, ok, adesso mi metto a meditare e avrò degli insight intuitivi sull'impermanenza. Because maybe now is time for dukkha. Perché magari quello è il momento di sperimentare dukkha. Which is another of these universal characteristics that there is a certain oppressive nature in sense data. Che è un'altra delle caratteristiche universali, che è questa oppressività che si ritrova in tutti i dati sensoriali. So, or simply because they change, we cannot really rely on them, and that can be also a certain sense of oppressiveness. Per il solo fatto che cambiano continuamente, non possiamo trovare niente di affidabile in essi, allora sorge questo senso di oppressione. Or sometimes this body feels very light and pleasant, but at other times like a heap of pain. Oppure a volte questo corpo ci sembra molto leggero e piacevole, altre volte è una massa di dolore. And this is because just having this body, it's the nature of the body that it is subject to pleasant and unpleasant. Per il solo fatto che abbiamo questo corpo che è soggetto è la sua natura di essere soggetto alle cose piacevoli e And spiacevoli. it's not that we can manipulate it in such a way that it will be at some point always pleasant. E non possiamo manipolarlo in un certo modo, in modo che a un certo punto sia solo piacevole. So, being with these experiences can sometimes go into this area of that we experience this unsatisfactory nature. Quindi, avendo queste esperienze, ogni tanto si entra anche in quest'area dove si sperimenta l'insoddisfacenza. Or another universal characteristic is that of anatta. Un'altra caratteristica universale è quella di anatta. Puoi spiegare meglio anatta non sé? Can you speak more about anatta non I? So, anatta means not self. Anatta significa non sé. And it's interesting, the Buddha would not say there exists no self, but he would say whatever you
observe and see, you cannot find a permanent entity that you can call self. So look for it. Quindi il Buddha diceva: qualunque cosa voi guardiate, non potete trovare all'interno nessuna entità, nessuna cosa fissa che corrisponda a un sé. So there is often this sense of me who is experiencing. Allora, spesso noi abbiamo questo senso di me che sto sperimentando. And me who is acting. Io che agisco. And there is sometimes also this idea that some entity will last forever. E alcune volte abbiamo anche un'idea che ci sia un'entità che durerà poi per sempre. Unchanging. Senza cambiare. But this intuitive insight, with observing again and again and again, one sees more and more of processes happening. So it's a continuous flow of objects, mental objects, of knowing them, of physical objects. Ma con un insight intuitivo siamo in grado di vedere che tutto ciò è composto da diversi processi che continuano a fluire. E sono processi mentali, sono processi fisici, poi c'è dei processi di conoscenza di queste cose, e sono tutto un flusso di questi processi. So more and more one would be understanding that what we call a person, what we call me, is more a flow of processes that you could compare with a river, and you can give the river a name, and then it is. Is the river Po, and this is the river Olio. Quindi, quindi vediamo sempre di più che quello che noi chiamiamo me o io in realtà è questo flusso di fenomeni in continuo cambiamento. E quindi poi possiamo anche dare un nome a questo flusso, come si dà un nome a un fiume, come diciamo questo fiume lo chiamiamo Po e quest'altro il Nur. And still it is flowing water. Però comunque quello che è in realtà è acqua che sta scorrendo. Same regarding person. Lo stesso vale per la persona. Meditators often experience this in the beginning that they say that an issue for them is the issue of controlling. All'inizio i meditanti dicono spesso che una loro problematica è quella del controllo. So controlling the breath, controlling certain, trying to control certain experience. Quindi controllano il respiro, c'è una tendenza a controllare l'esperienza. Mm-hmm. And even when failing, still hoping. When failing. Even when one is failing, one is still hoping that one will be in charge and that one can control. E anche nel momento in cui c'è il fallimento, cioè quando si anche mentre falliscono nel controllare, comunque continua a esserci la speranza che possono tornare ad avere il controllo. Or the next step people have is that they want to control that they don't control. E poi c'è un altro un passo successivo in cui le persone non vogliono controllare e quindi non controllano niente. No, non ho capito. Che non possono controllare. Ah, ok. Vogliono controllare il non controllabile. Sì. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Ok. So, and then what at some point can happen is that meditators, when there is concentration and mindfulness, might have an experience how certain experiences just happen by themselves. And it's not that they do something, it's just happening, and maybe even the knowing happens. E poi a un certo punto, però, quando c'è un po' di concentrazione, un po' di consapevolezza, il meditante può iniziare a sperimentare che questi fenomeni avvengono da soli, quindi non c'è bisogno, cioè sorgono per delle condizioni. The first time experiencing that can be quite relieving in one way, but on the other hand a little bit
frightening for the first time. E le prime volte che si sperimenta questa cosa può essere, da un certo punto di vista, ci può essere una sensazione di sollievo, ma può essere anche un po' spaventoso. But generally it is relieving. Ma di solito è più una sensazione di sollievo. It can create space. Perché è una cosa che crea molto spazio. It can create a sense of letting go. E c'è questo lasciare andare. Yeah? So anatta has this aspect also of non controlling. Quindi anatta ha questo aspetto del non controllo, yeah? Mancanza di controllo. Yeah, one is not in the position of controlling. Che non siamo nella posizione di controllare. And there is not a permanent entity that is behind all that. E che non c'è un'identità, un'entità permanente dietro a tutto ciò. But this sense of me is arising again and again, and sometimes at different points. You would say, oh, it's me. So there is a sense of me arising in this area, these sensations. E quindi a volte però questo senso di me sorge ripetutamente, ancora e ancora, quindi spesso ci capita di avere questo senso sono io, ed è un po' una sensazione che si presenta di solito or in quest'area. You are there watching thoughts arising and passing, and you can see it's just thoughts. It's not me, it's not my thoughts, it's just thinking. And then there's one thought, and this feels very much like my thought. Oppure magari stiamo osservando dei pensieri che sorgono e passano e riusciamo a vederli come dei processi. Poi però arriva un pensiero in particolare che ci aggancia e quello invece lo sentiamo proprio, no, questo è proprio mio, è il mio pensiero. So the sense of me and I is happily reinforced. E in questo caso questo senso dell'io e del me, quando accade, si rinforza. So in this context we don't speak of a self, but a sense of self, or a sense of me. Quindi in questo caso non parliamo di un sé, ma del senso che abbiamo che ci sia un sé, o che ci di questo me che sentiamo. Buddha speaks about the process of I making and me making. Il Buddha parlava di questo processo che crea l'io mio. So the quality of wisdom is to see clearly through this universal characteristics. Quindi la qualità della saggezza è quella di vedere con chiarezza attraverso queste caratteristiche universali. Mm-hmm. So it is described like a lamp that illuminates what has not been illuminated. È descritta come una lampada che illumina quello che prima era nell'oscurità. Mm-hmm. Well, so here we speak about the Buddhist definition of wisdom. E qui stiamo parlando della definizione buddista, yeah, della saggezza. In another sense we could define it much broader. In altri sensi la possiamo definire anche in maniera molto più ampia. But I would also define it as the clear knowledge that can differentiate between wholesome and unwholesome. Ma io vorrei anche definirla come una chiara conoscenza che distingue tra ciò che è benefico e ciò che è malsano. And the acting accordingly. E l'agire in accordo con questo. Acting according to what one knows. Agire in accordo con quello che sappiamo. Because one could know what is wholesome but still act on the unwholesome, then that is not really wisdom that translates into life. Perché noi possiamo sapere quello che è malsano, però comunque, o quello che è benefico, però comunque non agire in questo senso, quindi fare comunque, agire comunque ciò che non è benefico. E in questo senso non si può parlare di saggezza.
But still this happens quite often. We know what is good, but we don't do it. Ma comunque è una cosa che ci succede molto spesso. Noi sappiamo che cos'è che è bene, però non lo facciamo. So actually, panya, or this wisdom, is also seen as just a mental factor that is fluctuating. Quindi panya, anche questa saggezza, è uno stato mentale e anche questo stato mentale ha le sue fluttuazioni. You can't own it forever. Non è qualcosa che si può possedere per sempre. There are periods, moments with more wisdom and then we can lose it again. Ci sono dei periodi in cui possiamo avere più saggezza e altri in cui la perdiamo di nuovo. We can get more confused. E torniamo a essere più confusi. So this is important to remember. Questa è una cosa importante da ricordarsi. However, there something with deep practice can happen, and then Buddha describes it as several steps towards full enlightenment. Comunque in una pratica più approfondita c'è qualcosa che può succedere e il Buddha descrive questi livelli che vengono chiamati di illuminazione. There are certain illusions and certain defilements that the mind or heart has are kind of cut off or removed forever. In cui certi strati di illusione, certi tipi di inquinanti vengono tagliati via, recisi dalla mente per sempre. So that then supports, of course, the wisdom factor and makes it more stable. E naturalmente questi eventi supportano il fattore della saggezza e la rendono più stabile. So there was one question that is also related to this anatta, non-self question. And c'è un'altra domanda collegata con Anatta. Allora, osservo corpo e mente senza identificarmi né con loro né con i loro oggetti. Ma come faccio ad eliminare quel senso di qualcuno o qualcosa che osserva? Do you remember the question? Yes. Okay. Ah, yes, nobody needs the translation. No. You understand it. How to eliminate this sense of someone observing? Quindi come eliminare questo senso che di qualcuno che osserva, che ci sia qualcuno che sta osservando? Non so bene come tradurre questo. Brutal force. Una forza brutta. But then, oh, there is this me being brutal. Era solo una battuta, perché poi in realtà se facciamo qualcosa con la forza brutta c'è un senso molto forte di un io che fa qualcosa di brutale. So there is no way to forcefully eliminate it. Quindi allora non c'è un modo per forzare questa eliminazione. But you could first of all I would say it is a very positive step that there is an observer. Comunque, allora, prima di tutto vorrei dire che il momento in cui c'è un osservatore è una fase importante. It shows that there is observing, that there is mindfulness. Questo dimostra che c'è della consapevolezza, cioè qualcosa che sta osservando. But there might be this reference of me observing, and at some point we might be aware of that. Però poi c'è questo continuo rimando a questo io che sto osservando, e quindi è qualcosa che a un certo punto bisogna iniziare a vedere anche questo. So then just be aware of this, that there is this perspective of subject-object. E quindi si può iniziare semplicemente a essere consapevole di questo, che c'è questa
prospettiva di oggetto e soggetto. I mean, I know there are certain traditions, not necessarily Theravada traditions, where one would just turn around suddenly and say, who is observing, and then look. Cioè, so che ci sono delle tradizioni che non sono necessariamente Theravada, in cui ci si volta direttamente verso questo osservatore e si cerca di vedere che cos'è questa cosa, chi sono io. In Theravada we would say, just patiently observe, and at some point this will anyway drop away. E nel Theravada si dice pazientemente continuate a osservare e a un certo punto in ogni caso questa cosa inizierà a scivolare via. And it's again intuitive insight. E ancora una volta è grazie all'insight intuitivo. So it could be that, and it can happen many different ways, but it could be that one hears a sound and there is this sense of me hearing, and then suddenly this turns to be just hearing, there is sound and the knowing of it, but the sense of me hearing for a short while is not there. Quindi può avvenire in molti modi diversi. Un esempio, per esempio, che magari una volta c'è un suono e noi abbiamo questo senso di io che sto ascoltando. Un'altra volta invece succede che c'è un suono e c'è soltanto l'udire e questa conoscenza del suono, e per un po' di tempo ci accorgiamo che non c'è nessun senso di me o di io. So the knowing just happens by itself. Ed è una, quindi questo sapere, questo conoscere, ci rendiamo conto che sta avvenendo da solo. Or it could be regarding breathing or whatever. E anche può succedere anche con il respiro o qualunque altra cosa. And maybe just for a short while, and then the sense of me is again there. Magari questa cosa dura molto brevemente, poi questo senso dell'io ritorna. But then we can see the difference. Ma a quel punto saremo in grado di vedere la differenza. And then sometimes it might be the sense of me, and sometimes it will be just the process. Alcune volte ci sarà questo senso del me e altre volte ci sarà solo un processo. And with the time one gets more and more acquainted with that. E con il tempo avremo sempre più familiarità con questa so esperienza. So I would not eliminate the observer, but just be aware whenever the sense of me is arising behind a certain experience, be it just knowing that the knower. Quindi non si tratta tanto di eliminare l'osservatore, ma di essere consapevoli dei momenti in cui è presente questo senso dell'io, e quindi più che di colui che osserva, dell'osservare stesso, che ci sia solo l'osservare. So the answer is actually just continue and be patient. Quindi la risposta in realtà è semplicemente basta continuare a praticare e essere pazienti. But not to try to eliminate it by force. It doesn't work. E non cercate di eliminarlo con la forza perché non funziona. There is a similar question. Do we really have to destroy the ego? C'è un'altra domanda molto simile che chiede ma dobbiamo distruggere l'ego? But how can we live in the ordinary world without ego? Come facciamo a vivere nel mondo normale senza l'ego? I have a certain difficulty with the term ego. Io ho un po' di difficoltà con questo termine ego. Because it's not clearly defined. Perché non è qualcosa che è definito chiaramente. Ego can mean sense of I, sense of me. L'ego può essere questo senso dell'io o del me. But ego can also, for me, mean to have very egoistic tendencies that we are acting out without compassion for others. Ma ego può anche significare avere delle tendenze molto egoiste, che quindi continuiamo ad agire senza, per esempio, avere compassione per gli altri. But I relate this question rather to the first one, and that is the sense of I, sense of me. Ma questa domanda probabilmente si riferisce al primo significato, cioè questo senso dell'io e del me. Even when the Buddha speaks of anatta, not self,
He at other point speaks about the acquired self. Quiet. Acquired. Acquisito. Yeah, exactly. Quando il Buddha parla di questo di Anatta, quando parla di Anatta, del non sé, a un certo punto il Buddha parla anche di questo sé acquisito, di questo ego acquisito. And with this it is meant kind of the building of a certain psychological personality. Che vuol dire la costruzione di un certo tipo di personalità. Yeah. So, in that sense, one can speak of an acquired self, for example. In questo senso si può parlare di un sé che viene acquisito. However, this is also in a process, it can also be changing. Ma anche questo comunque è in un processo continuo ed è in un continuo mutamento. So we have to see a difference between what is called two kinds of reality, one that is directly observable and one that is more a conventional reality. E dobbiamo anche renderci conto che ci sono due livelli di realtà, ce n'è una che può essere osservata direttamente, c'è un'altra realtà che invece è più convenzionale. And in the conventional reality there is always me and you and so on. In una realtà convenzionale c'è sempre un io e un me. And we need e it, un io e un te. We need it to communicate, we need it to function. Perché noi abbiamo bisogno di comunicare per essere funzionali. But it doesn't mean that we take this as the ultimate reality. Ma questo non vuol dire che noi scambiamo questa realtà convenzionale per la realtà ultima. The Buddha said, I use language but I'm not misled by language. Il Buddha diceva, io utilizzo il linguaggio ma non vengo deviato dal linguaggio. So it's not necessary that you now start speaking about yourself, about this person. This person is hungry. Cioè non è che ora dovete iniziare a parlare di voi stessi in terza persona dicendo questa persona è affamata. And then you have solved the then you have destroyed the ego. E facendo così vuol dire che avete distrutto l'ego. So in a conventional reality there is a me and you. And there is a me that has a certain needs and that would like to establish these needs and so on. E quindi in una realtà convenzionale ci sono io, ci sei te e c'è questo me che comunque ha alcuni bisogni e farà delle cose per arrivare a soddisfare questi bisogni. So destroying the ego, this is not possible, but it is possible to look through it. Cioè non è possibile distruggere l'ego, però possiamo riuscire a vederci attraverso. You see, ultimately there is no entity that is permanent and under complete control. Che vuol dire vedere che in senso ultimo non c'è un'entità permanente che ha il controllo. But there are factors that we definitely also should take care of, like the factor of mindfulness, of wisdom, of wise choices. Ci sono dei fattori di cui dobbiamo prenderci cura, come i fattori della consapevolezza, della saggezza o il compiere delle scelte sagge. And another way of destroying the ego but not destroying it is to develop compassion, metta, generosity, certain qualities that are not egocentric but they have an altruistic aspect in it. Un altro modo per indebolire l'ego è quello di sviluppare delle qualità opposte all'egoismo, come per esempio la metta, la generosità, la compassione, cioè qualcosa che vada dalla parte opposta dell'essere egocentrici. And then seeing that this is actually something that can nourish us rather than pulling us down. E in realtà queste cose sono poi qualcosa che
che ci aiutano, ci nutrono e ci sollevano invece di buttarci giù. You used the example in one of your talks of the student who was able to see his knee pain to situate his knee pain in the general landscape of attention. Hai parlato di questo meditante che riusciva a vedere un dolore al ginocchio tenendo aperto tutto, cioè lo vedeva in un panorama più ampio. You said this is sort of equanimity. E hai detto che questo è un certo tipo di equanimità. Can you elaborate what isn't and what are equanimity's features? Puoi dire qualcosa in più su quali sono e quali non sono le caratteristiche dell'equanimità? So equanimity has to be differentiated from its so-called near enemy. That means it looks like, but it is not equanimity, and this is an indifference. Allora, l'equanimità deve essere distinta da il suo nemico più vicino, che è qualcosa che assomiglia all'equanimità ma non lo è, che è l'indifferenza. Because indifference is a state where the mind is confused, clouded, not clear, not really present and stable. Perché l'indifferenza è uno stato in cui la mente in realtà non è chiara, ma è annebbiata e non è veramente presente e sì, è chiara. Yeah. While equanimity has the quality of a very clear and present mind. Mentre l'equanimità ha la caratteristica di una mente davvero chiara e presente. It's not passive. Non è passiva. But it can just be in the middle and be on looking. Ma riesce semplicemente a restare nel mezzo delle cose. Yeah. And it is characterized by the absence of like and dislike. È caratterizzata dall'assenza di piacere e dispiacere. Yeah. So this is the main characteristic. Questa è la sua caratteristica principale. As soon as there is liking or aversion, there is no equanimity. Non appena c'è qualcosa che ci piace o un'avversione, non c'è più equanimità. And this is why this knee pain could be just part of the landscape, because there was no aversion, there was no liking, it was just on looking. È per questo che il dolore al ginocchio poteva far parte del panorama, perché non c'era un piacere o un non piacere riferito a quella cosa e si poteva osservare semplicemente. As soon as there is aversion arising, the spotlight will probably goes again more to the knee pain. Non appena sorgeva l'avversione, l'attenzione sarebbe ritornata sul dolore. Or one starts to think, oh, I'm breathing, I will breathe it, I will breathe through it so that it goes away. So that's not on looking. O magari iniziare ad avere dei pensieri come provo a respirarci dentro, così magari poi scompare e quindi non si è più in quello stato di osservazione. And equanimity, when it develops, and it develops slowly, and it's and rather really strong it gets when meditation, when vipassana is quite developed. E l'equanimità si può sviluppare, si sviluppa lentamente e diventa veramente molto forte quando la pratica della vipassana è ben sviluppata. And the development is like this. Meditator becomes more and more aware of pairs of opposites. Lo sviluppo si svolge così, i meditanti diventano sempre più consapevoli di queste coppie di opposti. Hot and cold. Il caldo, il freddo. Or the mind is very still, very calm, and then suddenly completely restless. La mente è veramente calma, molto ferma, e poi all'improvviso è completamente agitata. And after some time calm again.
E dopo un po' è di nuovo calmo. So one thinks, well, now it was calm, I lost my calm, now it's restless, I'm doing something wrong, it shouldn't be like that. E quindi si pensa, ero calmo, ho perso la calma, allora ho fatto qualcosa di sbagliato perché ora sono agitato. But equanimity would just be on looking, yeah. Calm state, restless state. Ma con l'equanimità invece c'è uno stato calmo e poi c'è uno stato agitato. So it's interesting, there can even be equanimity regarding mental states. Quindi è interessante perché si può esserci equanimità anche rispetto agli stati mentali. Or regarding sensations. O rispetto alle sensazioni. Mm-hmm. So it is on looking, no like and dislike, but you cannot make it, you cannot say now I'm equanimous. Quindi è un'osservazione senza piacere o dispiacere, ma non è qualcosa che si può creare dicendo adesso sarò equanime. We learn through frustration. Impariamo dalle nostre frustrazioni. There was just one more feature of equanimity, but I just lost it. Equanimity doesn't mean that we do not act when it's necessary to act. Equanimità non significa che quando è necessario agire non lo facciamo. But then probably we will act with a clear mind. Però probabilmente quando agiremo lo faremo con una mente molto chiara. In meditation center in Nepal once I did walking meditation and the mind was very, it was after several months of practicing, mind was very balanced, very calm, very equanimous. Una volta ero in un centro di meditazione in Nepal, stavo praticando da molti mesi e la mia mente era in uno stato di grande equilibrio. It was in hot season. Era la stagione calda. And some workers were wanting to burn some of the grass that they have cut. E c'erano dei lavoranti che volevano bruciare dell'erba che avevano tagliato. And I'm walking up and down close by there and see if this fire is getting bigger. Io stavo facendo la camminata lì avanti e indietro e ho iniziato a notare che questo fuoco diventava sempre più grande. Did they intend that? E ho iniziato a pensare, ma avevano intenzione di farlo così grande? Ok, rising, moving, stepping. E poi continuavo a sollevare, muovere, and abbassare. It didn't make me panic or something, just let's have a look a little bit on that. Quindi non mi stavo spaventando, però ho iniziato a tenerlo d'occhio. But then I saw that they were already rushing to the toilet and there are these little pots in the toilet that you usually use for cleaning yourself. And this little water they wanted to relieve the fire. Però poi li ho visti arrivare correndo dai bagni con queste piccole ciotoline che lì si usano per pulirsi e volevano con queste ciotoline andare a spegnere questo falò. So then the thought arose, well, something has to be done. And I was rushing to the main building and alerting everyone to bring bigger buckets with water and so on, and so we could all together take care of the fire. E quindi è sorto questo pensiero che qualcosa doveva essere fatto. Quindi io sono andato in fretta all'edificio principale, ho avvisato tutti quelli che erano lì di prendere dei secchi più grossi e venire tutti insieme per aiutare a spegnere il fuoco. But there was no panic and there was no aversion. Però non c'è stato panico, non c'è stato avversione. So, equanimity. It's a balance within changing and opposite experiences. E questo, l'equanimità, è questo equilibrio nel cambiare tra delle esperienze opposte. How to transform commiserazione in autocompassione.
come trasformare l'autocommiserazione in autocompassione. So autocommiserazione in English. Self-pity. Self-pity. So both have something in common, and this is there is a focus on suffering. Hanno entrambe qualcosa di comune, che è questa riferirsi alla sofferenza. But the first is, well, we take it very personal. Ma nel primo caso stiamo prendendo questa sofferenza in modo molto personale. It's why me, always me, me, poor me. Perché a me, sempre a me, povero me. Yeah. And it is important that we recognize when this happens. Ed è importante quindi riconoscere quando sta succedendo. And it's also important to recognize what it does with us. Ed è anche importante riconoscere che cosa ci fa questa cosa. Is it making us more peaceful? Ci sta rendendo più in pace? Mm-hmm. Or maybe it creates a stronger sense of me. O forse sta creando un forte senso di But me. It can be a strong habit, and habits tend to reinforce themselves again and again. Può essere una forte tendenza che abbiamo e che quindi continuando a presentarsi si rinforza. So first thing is mindfulness and to detect it when it happens. Quindi la prima cosa è avere della consapevolezza per riconoscere quando succede. Yeah. So we cannot transform it into compassion. We just can be aware when it happens. Quindi non possiamo trasformarla in autocompassione, possiamo osservarla quando è presente. But what we can do is, on the other hand, to build up a certain habit of also developing compassion and self-compassion. Però, invece, in separata sede, possiamo anche invece sviluppare la compassione e l'autocompassione. That means when there is suffering and when we are suffering, that we turn towards ourselves in, like towards a child that is hurt itself, or like you have a wound and you're turning towards this wound to take care of it. Che significa che quando soffriamo ci voltiamo verso noi stessi, come potremmo fare verso un bambino che si è fatto male, quindi con questo atteggiamento di prendersi cura di noi stessi, come quando mm-hmm. ci facciamo male abbiamo una ferita che andiamo a curarla. So that means we're kind of building up a certain ability for compassion. Questo vuol dire costruire e sviluppare una certa abilità nella compassione. And then sometimes there might be self-pity, sometimes we can switch to self-compassion. Important is that we don't judge self-pity when it arises, or ourselves for it. Alcune volte ci sarà autocommiserazione, magari saremo in grado anche di passare l'autocompassione, ma la cosa più importante è quella di non giudicare questa autocommiserazione quando c'è. With compassion, the big step is we take verantwortung, responsibility. E la cosa importante è che con la compassione noi prendiamo le nostre responsabilità. We take responsibility for our well-being. Ci prendiamo la responsabilità del nostro benessere. But in self-pity, it's circumstances, it's the others, it's not us. Mentre nell'autocommiserazione questa responsabilità non è per quello che facciamo noi, è per le circostanze esterne, la colpa è sempre degli altri. So even if there are difficult circumstances outside, can we take responsibility for our well-being? Quindi anche se ci sono delle circostanze difficili all'esterno, noi possiamo prenderci la responsabilità del nostro benessere. And that has to do with a certain inner climate that we are able to develop.
E questo è possibile quando siamo in grado di sviluppare un certo tipo di qualità interiori. So also important is to work on these wholesome qualities when in moments where we do not suffer or where it is going relatively well. Per questo che è importante sviluppare questo tipo di qualità anche nel momento in cui le cose stanno andando bene, anche nel momento in cui non stiamo soffrendo. If we earn money in a very, very well, we don't spend everything, we keep something on the side for difficult times. Se ci capita di guadagnare molti soldi, non è che li spendiamo tutti subito, li teniamo per sicurezza se vengono dei momenti difficili. So use your time to develop wholesome qualities. Quindi possiamo usare il nostro tempo per sviluppare delle qualità salutari. They can help us when it's getting more difficult. E poi ci potranno essere d'aiuto quando le cose saranno difficili. But people often wait until it's a little late. Ma molto spesso le persone aspettano finché non è un po' troppo tardi. And they need a lot of suffering to start with developing mindfulness, compassion, wisdom. E gli serve incontrare tantissima sofferenza prima di iniziare a sviluppare un po' di consapevolezza, compassione. But if you have already started much earlier, there is something that can support us, that can carry us. Ma se abbiamo iniziato prima a farlo, allora abbiamo qualcosa che ci può essere di sostegno. So the root of the word dharma is dar. La radice della parola dharma è dar. And it means to carry or to support. Che significa sostenere, trasportare. Mm? So dharma can carry us, can support us. If we practice it. Quindi il Dharma è qualcosa che ci può sostenere, che ci può portare avanti quando ne abbiamo bisogno. If we are, se l'abbiamo praticato. If we are fostering a wholesome heart, wholesome mind. Se stiamo rafforzando un cuore che è, mm-hmm. è una mente che sono salutari. So getting more acquainted with loving kindness and it can sprout and grow. E familiarizzando sempre di più con la gentilezza amorevole, a un certo punto questa potrà germogliare e crescere. And also a certain equanimity and other wholesome factors. E poi c'è anche l'equanimità, ci sono anche altri fattori. So I think seeing it like this, we can allow us to sometimes leave our other responsibilities and have some time where we concentrate on developing the wholesome. Anche vedendo le cose in questo modo, credo che ogni tanto possa essere giusto lasciare agli altri le responsabilità e dedicare un po' di tempo a noi stessi per sviluppare quello che è benefico. And this making it easier also to be in contact and to with wholesome qualities back in the daily life. E questo poi renderà più semplice anche rimanere in contatto con queste qualità salutari una volta che ritorniamo nella nostra vita ordinaria. So now the last question. Two questions. Le ultime due domande. Number one and number two. Come si spengono le coscienze al momento della morte? Maybe start with this. Ah, okay. How the consciousness is switches off and in the moment of death. Well, there are two answers. Ci sono due risposte. One is I haven't experienced it. Uno è io non l'ho ancora sperimentato. So there can be an experience of consciousness switching off and then it is just
Quindi può there is not something that observes that it has been switched off because it would be consciousness. Quindi se c'è un'esperienza di una coscienza che viene semplicemente tagliata, non so, non ci potrebbe essere nemmeno in questo caso una coscienza che osserva e sa quindi che cosa succede dopo. Can you observe yourself when you fall asleep? Voi siete in grado di osservare quando, nel momento in cui vi addormentate? That would be actually the answer to this question. Questo potrebbe essere più una risposta cioè a questa domanda. But if you're observing too much, then you might not fall asleep. Però se osservate troppo, poi non riuscite ad addormentarvi. But there is a second part of the question. Però c'è una seconda parte di questa domanda che dice: cosa resta della consapevolezza di questa vita dopo la morte? Yes. After death, what it remains of the mindfulness of this life? What remains of the mindfulness of this life after death? Okay. I don't know. Non lo so. So this question is pointing to that something remains. Allora, questa domanda indica qualcosa che dovrebbe rimanere. There are two ideologies that the Buddha would say that they are wrong. Ci sono due ideologie che il Buddha classificava come erronee. Or wrong views is a better word. O per meglio dire visioni erronee. And one is that there is something that is eternal, like an eternal self. La prima visione è che ci sia qualcosa di eterno e duraturo come un sé eterno. That's the eternalist view. Che è la visione eternalista. And the other is the material view that says after death there is nothing, it is completely cut and nothing remains. E la seconda visione errata è la visione materialista che dice che dopo la morte tutto finisce completamente, tutto viene tagliato via completamente. And then this also implies that well you can do whatever you like because anyway when you die there is nothing remaining, no consequences of any deeds and nothing. E questa seconda visione implica che uno si senta libero di fare qualunque cosa nella vita perché comunque sia poi tanto non ci saranno conseguenze perché quando uno muore non rimane niente. And then the best way to just the best way to end suffering is to kill yourself. In questo caso la cosa migliore da fare per mettere fine alla sofferenza e uccidersi. But the Buddha would say that it is not ending here. Ma quello che dice il Buddha è che le cose in realtà non finiscono lì. And it's 8 past 10, so I cannot go deep into that. I cannot go deeply into it. Non posso andare molto più in profondità perché sono già le 10. But the Buddha would clearly say that consciousness is not cut forever, but there is the last consciousness and then there is a first consciousness of a new existence. Però quello che diceva il Buddha è che la coscienza al momento della morte non si interrompe per sempre, c'è un'ultima coscienza in quel momento di una vita e poi ne sorge subito un'altra della vita successiva. So it depends on this last consciousness how the first will be, and this has also very much to do in what realm or in what state one is reborn. E la vita or born anew is better. Sì. La vita successiva dipende moltissimo
Cioè, in che reame rinasciamo, in che stato rinasciamo, non stato geografico, stato mentale, fisico. E So, dipende molto dall'ultima coscienza che c'è nel momento della morte. whether being born in a rather happy existence or being born in a miserable existence. Quindi se rinasceremo in uno stato di miseria, di tristezza oppure in uno stato felice. So, for this, it seems also to be important to develop wholesome qualities during life. Anche per questo motivo sembra molto importante sviluppare durante la vita delle qualità positive. And also to see with what kind of mind one is passing away. E anche è importante vedere con che tipo di mente si muore. So, for example, in Sri Lanka, Buddhist country, my teacher there in Sri Lanka, he would go to the hospital to the there where people were just about to die. In Sri Lanka, che è un paese buddista, il mio insegnante andava negli ospedali dove c'erano delle persone che stavano per morire. And he would, for example, remind them to reflect if they still could, what wholesome deeds they did during their life. E se erano ancora in grado di farlo, gli suggeriva di riflettere su tutte le cose buone che avevano fatto nella vita. In order to create wholesomeness at the end of their life. In modo da riuscire a creare uno stato mentale benefico, alla fine della loro vita. So, this is one approach of, but it is helpful that there is some wholesomeness. Quindi questo è un certo tipo di approccio, però in ogni caso è importante che ci sia qualcosa di benefico. Okay, I think it's enough. So, what is the gist of all that? Use your time. Il succo di tutto ciò è questo, usate bene il vostro tempo. Like the Buddha's last words was something like appamattina sampatthita, means strive on with and don't be negligent. Quindi le ultime parole del Buddha, proprio prima di morire, furono queste. Continuate a impegnarvi, non siate negligenti. Striving doesn't mean forcing something, but not to be negligent, not to think, oh, I have anyway so much time. Impegno qua non si intende questo sforzo esagerato, ma vuol dire di non essere negligenti, continuando a pensare, ah ma sì, ma tanto avrò tempo per fare queste cose. So, then let us end here and we will now end the silence and there will be more than 1 hour time for I don't know, packing, cleaning or I don't know what talking. Okay. Allora, adesso finiamo ufficialmente e terminiamo il nostro silenzio, poi ci sarà molto più di un'ora, quasi un'ora per pulire le stanze, fare i bagagli. And please leave this room here in silence so that if someone is overwhelmed by talking, can always escape to the silent place here. Però se volete chiacchierare in giro, per favore lasciate almeno questa sala silenziosa, in modo che se qualcuno non abbia voglia di rimmergersi subito nelle chiacchiere, possa fuggire qui e stare in silenzio. And even when talking, we can sometimes remind ourselves of being present and mindful. E anche mentre chiacchieriamo ogni tanto possiamo cercare di ricordarci di essere presenti e consapevoli. Okay, and we meet here at, say, at 11:30 Ci rincontriamo qui alle 11:30. for some last short meditation or whatever.
per qualcosa. Faremo qualcosa, forse un po' di meditazione. Ok. Yeah. Ok. Any question? Un falò, a fire, a bonfire. Ah, yeah. And we watch on with equanimity.